Buonasera a tutti e benvenuti al 26º webinar 2021 dell'associazione IFS, European Fertility Society. In Italia, IFS Educa sostiene i pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'assistenza e le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione a supporto dei pazienti. IFS opera a livello globale e assiste gli operatori di PMA, procreazione medicalmente assistita, nel concentrarsi sulla centralità del paziente. IFS fornisce inoltre supporto attraverso servizi di consulenza e formazione. Le attività includono anche la certificazione dei centri per gli standard di cura. Andiamo a vedere l'argomento del webinar di oggi. Infatti il titolo dell'argomento specifico di oggi è pazienti FIV con bassa riserva ovarica e correlazione con l'età. Il nostro ospite rappresenta ReproClinic. ReproClinic è un moderno centro di riproduzione assistita situato a Barcellona, Spagna, una delle destinazioni mondiali più popolari per i trattamenti di riproduzione assistita. Dalla sua apertura, la clinica ha ricevuto numerosi premi internazionali per la sua eccellenza nell'esperienza del paziente. Il loro approccio unico si basa su cura del paziente personalizzata. Per evitare un'esperienza impersonale e dare ai loro pazienti la fiducia e la tranquillità di essere sempre seguiti dallo stesso team, offrono il concetto unico, un paziente, un team. Vi garantiscono l'appoggio di tre professionisti durante tutto il vostro percorso di fertilità. Viaggio di fertilità senza stress. Per ridurre al minimo lo stress causato dalle difficoltà del viaggio, dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali, hanno sviluppato e implementato vari servizi. Assistenza 365 su 365 è nella lingua del paziente, gestione del viaggio, riduzione della durata del soggiorno, soluzioni economiche, offrendo la possibilità di realizzare parte del trattamento in loco nel vostro paese. E supporto integrativo. Credono nella forza e nel beneficio dell'approccio integrativo, incoraggiandovi ad essere i protagonisti del vostro trattamento. L'esperienza del paziente è un concetto fondamentale per ReproClinic. Ogni dettaglio di questa esperienza contribuisce al successo, rendono tutto questo processo pratico, sicuro, facile e rilassante. Il nostro ospite dell'oggi è il dottor Maurizio Gomez. Buonasera. Buonasera, Gordon. Buonasera. Buon Natale. Grazie anche a te. Maurizio Gomez è un ginecologo specializzato in endocrinologia e medicina della riproduzione. Si è laureato e specializzato in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Barcellona, Spagna. Lavora dal 2002 in diversi centri di riproduzione umana a Barcellona e attualmente presta servizi clinici presso ReproClinic, insieme a una straordinaria equipe umana e professionale, è un grande laboratorio. Il suo obiettivo è aiutare le persone a realizzare i loro sogni. È per nostro pubblico, prima che iniziamo il webinar. Lungo dopo il webinar potrete digitare nella chat in basso a destra delle domande per il dottor Gomez. Le pubblicheremo dopo il webinar per la sessione di domande e risposte e vi ricordo che le domande sono anonime. Adesso iniziamo con la presentazione del dottor Gomez e ci vediamo tra poco. Grazie Gola per la tua gentile introduzione. Grazie. Grazie anche al pubblico per assistere a questo webinar in questo giorno vicino a Capodanno. E grazie anche a ReproClinic per il suo invito a presentare questo webinar con l'argomento che stai guardando alla prima diapositiva. Stiamo parlando di bassa risposta ovarica, uno degli argomenti più interessanti e controversi in medicina della riproduzione. Prima da cominciare vorrei dire che la mia presentazione non è finanziata per nessuna ditta farmaceutica o clinica. Per quello potete considerare la mia opinione imparziale.
Prima di definire il concetto complesso di bassa risposta ovarica, vorrei descrivere i principali parametri considerati per definirlo. Sono l'età, possibilmente il più importante, i marcatori clinici della riserva ovarica, sia il contagio dei follicoli sia l'antimulleriana, e per ultimo la risposta alla stimolazione ovarica precedente. Il conteggio di follicoli antrali è il numero di follicoli minori di 10 mm osservati negli ultrasuoni all'inizio del ciclo, in grado di rispondere e crescere dopo una stimolazione ovarica in quel ciclo. È ben dimostrato che meno di 6 follicoli totali sono associati a più tasse di cancellazione. Intendiamo la cancellazione come l'interruzione del ciclo a causa di una risposta molto bassa durante la fase di stimolazione. L'ormone antimulleriano è un parametro dell'esame del sangue non influenzato dal momento del ciclo. È prodotto dai follicoli preantrali degli ovari e il loro valore inferiore a 1 nanogrammo per millilitro è associato a risposte basse. I livelli inferiori a 0.4,4 hanno un valore predittivo dall'80% per ottenere meno di 4 ovuli dopo la stimolazione. Per ultimo, la risposta ovarica alla stimolazione si considera il numero di ovuli prelevati dopo un ciclo standard di stimolazione ovarica. Parliamo dell'importanza dell'età. Come puoi vedere in questo grafico, il processo di riduzione degli ovociti è geneticamente programmato e fortemente correlato all'invecchiamento. Dalla nascita, il numero di follicoli diminuisce lentamente fino alla trentena, come potete guardare in questa linea verde. Da quell'età, la velocità di esaurimento follicolare aumenta, avendo una drastica riduzione dagli 38 in più. Allo stesso modo, il tasso di ovociti di bassa qualità aumenta con l'età, molto prima di quanto tante pazienti possono immaginare. Infatti, vi devo dire che ai 40 anni la tassa di ovociti, diciamo, sani, con capacità di produrre un embrione sani e cromosomicamente normale, è di meno di un 20%. Dai 45 in più, la possibilità è praticamente nulla. E questo concetto è molto importante di capire quando parliamo di fertilità e età. Questa diapositiva riflette chiaramente la relazione tra età, quantità e qualità degli ovociti. La qualità è la capacità dell'ovocito, dopo una fecondazione in vitro, di creare un embrione euploide. Euploide significa senza disturbi cromosomici. D'ora in poi dirò embrione sano come sinonimo di embrione euploide. Un embrione non euploide è un embrione che non andrà avanti, che possibilmente darà un test di gravidanza negativo, o che non andrà avanti al percorso delle prime settimane di gravidanza. E i casi che vanno avanti ci possiamo trovare la sindrome da Down, come il caso più frequente di embrione aneuploidi che può andare avanti al percorso della gravidanza. Come potete vedere, sono necessari 4 ovuli per avere un embrione sano in pazienti più giovani di 35 anni, che si considera un'età interessante. Con l'invecchiamento sono necessari più ovociti per questo scopo, ed è un dato di fatto che con l'invecchiamento meno ovociti possiamo recuperare. In pazienti più di 42 anni di età abbiamo bisogno di più di 20 ovociti per ottenere un embrione sano. Ovviamente questo è un discorso statistico, ma come potete capire la possibilità di successo è estremamente difficile, al punto di provare e a conseguire con gli stessi ovuli dai 42 in più. Parliamo un po' dell'evoluzione storica del concetto da bassa risposta ovarica. In passato, la mancanza di consenso sulla definizione di bassa risposta ovarica rendeva la gestione proposta di questi pazienti molto difficile da confrontare e di conseguenza un trattamento ideale non era mai stato definito. Infatti c'erano tanti istituti di ricerca e tante definizioni che non c'era proprio un consenso. Al 2011 c'è stato proprio il criterio di Bologna come un primo tentativo di costruire un consenso internazionale nella definizione di bassa risposta, secondo un criterio basato sull'evidenza. Secondo questi criteri di Bologna, sono necessarie almeno 2 delle 3 caratteristiche per definire una scarsa risposta ovarica. Primo, l'età, più di 40 anni,
o qualsiasi altro fattore di rischio come endometriosi, chirurgia ovarica precedente, eccetera. Il secondo, una precedente scarsa risposta, vale a dire 3 o meno ovociti dopo protocollo di stimolazione convenzionale. E per ultimo, un test di riserva ovarica anormale, sia un'antimoleriana bassa o sia un recall dei follicoli antrali basso. Tuttavia, in termini generali, due cicli con meno di 3 ovociti dopo la stimolazione massima sono sufficienti per classificare un paziente come bassa risposta, anche in assenza degli altri due criteri. Nonostante il successo della definizione di Bologna, sono sorte alcune critiche, in quanto la popolazione di pazienti inclusa in questa definizione era troppo eterogenea per quanto riguarda l'età della donna, la competenza degli ovociti e i fattori di rischio. Recentemente un gruppo di ricercatori si è riunito per fondare il gruppo Poseidon con l'obiettivo di studiare la diagnosi e la gestione dei pazienti con bassa risposta ovarica. Il suo obiettivo sarà definire gruppi più concreti per confrontare le strategie di trattamento. Parliamo un po' adesso di questo criterio Poseidon. Tenendo conto, Poseidon sarebbe un acronimo in inglese, potete guardare qua tutte le iniziali. Tenendo conto l'età, i biomarcatori ovarici, la risposta precedente a un ciclo di stimolazione ovarica, le pazienti sono classificate in 4 gruppi. I gruppi 1 e 2 includono pazienti con biomarcatori ovarici normali, ma con una risposta bassa inaspettata alla stimolazione ovarica. La differenza fra il gruppo 1 e il gruppo 2 è l'età. Gruppo 1, meno di 30, minore di 35 anni, gruppo 2 è di 35 anni in più. E infatti sono divisi in altri due sottogruppi, secondo il numero di ovociti prelievati, risposta molto bassa, meno di 4 ovociti, o risposta subottima, fra 4 e 9 ovociti, lo stesso il gruppo 2. I gruppi 3 e 4 includono pazienti con biomarcatori ovarici bassi, ecco perché viene prevista la bassa risposta ovarica in questo caso. Il gruppo 4, maggiore di 35 anni, è il gruppo più frequente, è quello che ha peggiore pronostico. Come ho detto prima, l'obiettivo principale di questa classificazione è stratificare i gruppi per personalizzare il trattamento, per ottimizzare il numero di ovociti prelievati e aumentare secondariamente il tasso di gravidanza in corso. Parliamo un po' di etiologia. Il motivo principale per spiegare una bassa risposta ovarica è un numero ridotto di follicoli ricettivi. La causa principale, come abbiamo parlato, è l'età. Vi ricordate di quella grafica? Ma non è l'età l'unica causa. Ci sono altre cause di diminuzione del numero di ovociti. Malattie ovariche, come l'endometriosi, malattie infettive, come la malattia pelvica infiammatoria, da soli o dall'intervento chirurgico, se necessario, che ovviamente danneggia questo ovario, trattamenti con allotossici come chimo o radioterapia in pazienti giovani che hanno avuto anamnesi clinica di malignità, sia leucemia, linfoma, carcinoma mammario, e per ultimo alterazioni del numero dei cromosomi delle pazienti possono contribuire anche a una bassa riserva ovarica. Per cui è importante chiedere sempre un cariotipo a tutte le pazienti che consultano per un problema di fertilità. Ma una domanda importante è: è il basso numero di follicoli l'unica causa di bassa risposta ovarica o ce ne sono altri? La risposta è qui. Non sempre viene scelto un giusto dosaggio di gonadotropine per una paziente concreta e non tutte le pazienti hanno la stessa sensibilità per lo stesso tipo di gonadotropina. D'altra forma, è noto che la sensibilità ovarica per la FSH e la LH, che sono le due ormone che stimolano gli ovai, può mostrare differenze tra le pazienti, a seconda del tipo di ricettori di FSH e LH nelle cellule follicolari dell'ovario. Ora, una volta definito il concetto e la classificazione principale di bassa risposta ovarica e le loro cause, parliamo delle strategie di trattamento. Il primo concetto importante da sapere è che nessun trattamento è migliore degli altri. Tuttavia, ogni trattamento può aiutare i pazienti selezionati e ogni paziente dovrebbe avere il proprio trattamento personalizzato, tra cui una, due o più di queste strategie. Parleremo una per una. Parliamo della prima strategia, con un esempio reale. Cosa può succedere se iniziamo una stimolazione ovarica dal secondo giorno di ciclo senza un precedente trattamento con estrogeni o pillole contraccettive?
Come puoi vedere nelle immagini in alto, alcuni dei follicoli sono stati reclutati prima di altri e la crescita è irregolare e asincronica. Proprio al momento della raccolta, non tutti hanno le stesse dimensioni e gli ovociti all'interno presentano diversi stati di maturazione. Ecco perché possiamo prendere ovociti meno mature dal previsto inizialmente. Al contrario, se usiamo questo pretrattamento, abbiamo più scelte di sviluppo dei follicoli sincronico. Ed è per questo che le opzioni per prendere ovociti maturi allo stesso livello maturativo aumentano. In questo grafico puoi vedere come usiamo questi farmaci. Gli estrogeni vengono somministrati 7 giorni prima delle mestruazioni, tra 4 e 6 mg al giorno. Dopo le mestruazioni, un giorno senza estrogeni è necessario e possiamo iniziare la stimolazione ovarica il giorno dopo. Le pillole contraccettive, sembra un po' paradossale, ma veramente qualche volta vanno bene, vengono somministrate dai primi giorni delle mestruazioni durante un periodo compreso tra 12 e 14 giorni, non di più. Dopo averli fermati, è necessario un periodo di pausa di 5 giorni e quindi viene avviata la stimolazione ovarica. Parliamo del secondo punto, della stimolazione ovarica con il protocollo convenzionale. Da molto tempo e al giorno di oggi si sta discutendo quale sia il miglior protocollo di stimolazione ovarica. In questo grafico puoi vedere i due principali, il ciclo lungo con gli agonisti e il ciclo di antagonista. L'obiettivo principale di questi farmaci è bloccare l'ondata di ormoni luteinizianti prima del prelievo degli ovociti e la loro emissione è molto importante al fine di evitare l'ovulazione prematura che potrebbe avvenire durante la stimolazione ovarica prima del prelievo di questi ovociti. Nel ciclo agonista lungo, gli agonisti vengono iniziati una settimana prima delle mestruazioni e mantenuti allo stesso dosaggio fino all'inizio della stimolazione con gonadotropine. Durante la stimolazione devono essere continuati con mezzo dosaggio fino al triggering. E cos'è il triggering? Il triggering è il farmaco finale somministrato per completare la maturazione di ovociti e deve essere somministrato 36 ore prima dalla raccolta. Nel ciclo antagonista, la stimolazione ovarica viene avviata il secondo o terzo giorno di ciclo e gli antagonisti vengono introdotti dal sesto o settimo giorno di stimolazione, quando la dimensione dei follicoli più grandi è di circa 14 mm. Devono essere continuati fino al triggering. Ci sono differenze, se pensiamo un po' a comparare tutti e due i protocolli, ci sono differenze interessanti legate alla loro azione, ma l'obiettivo principale, il tasso di gravidanza, non è stato dimostrato essere migliore per nessuno. Per il ciclo di agonista, per esempio, bisogna più giorni di iniezioni e più dosaggio di gonadotropine. Tuttavia, il rischio di crescita irregolare o asincronia dei follicoli è inferiore. D'altra parte, il triggering può essere fatto solo con gonadotropina coriunica umana. Con il ciclo antagonista sono necessari meno giorni di farmaci. Il rischio più elevato di asincronia può essere migliorato con l'aggiunta di pillole contraccettive o estrogeni, come avevo parlato prima, e il triggering finale può essere fatto con due diversi farmaci. Non ho parlato del rischio di sindrome di iperstimolazione ovarica, perché ovviamente con una bassa risposta ovarica è aneddotico, ma è interessante sapere che nel ciclo antagonista possiamo prevenirlo. In questo è più difficile. In realtà è il più usato attualmente il ciclo antagonista, ma in alcuni casi, soprattutto cicli asincronici ripetuti, ad esempio, il ciclo agonista viene utilizzato con successo. Entrambi possono essere utilizzati tutti e due in bassa risposta ovarica. Continuiamo. Parliamo un po' dei protocolli di stimolazione non convenzionali. I pazienti con riserva ovarica molto molto bassa o risposta precedente molto bassa con standard o alto dosaggio di gonadotropine, deve essere effettuata una modifica del paradigma. In questi casi, più ormoni non significa più ovociti o risultati migliori. È per quello che in questi casi è il momento di essere un po' creativo. Qui ci sono 4 esempi pensati per prendere lo stesso numero di ovociti con meno stress e meno farmaci. La stimolazione lieve viene utilizzato un dosaggio inferiore di gonadotropine, iniziando l'antagonista al momento giusto e facendo il triggering al momento giusto. Nella stimolazione minima possiamo aggiungere
un farmaco orale come il clomifeno o il letrocciolo per stimolare la produzione endogena propria del corpo di FSH e aggiungere gonadotropine sempre a basso dosaggio ogni 48 ore. Il trattamento estremo in questo gruppo è il ciclo naturale, un ciclo naturale modificato. In questi casi aspettiamo lo sviluppo di un unico follicolo. Non facciamo nessuna stimolazione farmacologica da un inizio con FSH, che controlliamo fino al prelievo. La possibilità ovviamente di non arrivare a avere un embrione ovviamente più alta, ma in questi pazienti selezionati può essere strategia di esito, soprattutto quando parliamo di una molto bassa riserva ovarica. In questi casi l'idea di accumulare ovociti o embrione ripetendo diversi cicli è interessante. In relazione alla composizione delle gonadotropine, non sono state dimostrate differenze nei tassi di gravidanza tra FSH umana o ricombinante. La decisione di utilizzare l'uno o l'altro può essere presa in base alla disponibilità, al costo, all'esperienza o alle preferenze del medico. Di solito i medici usano la combinazione fra loro due. Nuove follitropine, come la follitropina delta, cercano di personalizzare il trattamento, considerando l'antimulleriana e il peso dei pazienti, senza risultati peggiori. Per altra banda, prima di iniziare una stimolazione ovarica, i ginecologi devono considerare l'età, i marcatori di riserva ovarica, la risposta ai trattamenti precedenti e il peso delle pazienti, importante. Il dosaggio iniziale medio è fra 150 e 225 unità di FSH, ricombinante aggiunto a 75-150 di gonadotropina menopausica umana con attività LH. Per i pazienti con un peso più alto, con un indice di massa corporale più di 30, può essere utilizzato un dosaggio più elevato, ma non è raccomandato più di 300. Arriva un punto che non più ormone significa migliori risultati. Al contrario, i pazienti con riserva ovarica molto bassa hanno lo stesso risultato con un minore dosaggio di gonadotropina. La idea finale è personalizzare il trattamento attendendo anche a tutte queste caratteristiche. Parliamo adesso di tre interessanti terapie aggiuntive. Il primo, la deidroepiandrosterone, è uno steroide precursore degli androgeni che è utilizzato tra 6 e 12 settimane prima della stimolazione ovarica, 3 volte al giorno, è relazionato con migliori tassi di gravidanza e minore incidenza di aborto spontaneo. Dopo, il testosterone, sia in gel o sia in ceroti, aumenta la sintesi degli estrogeni aumentando i recettori per la FSH che stimola la crescita dei ovociti. E per ultimo, l'ormone della crescita viene iniettato quotidianamente dal terzo giorno di stimolazione ovarica. Per tutti e tre ci sono studi, ma non è stato ancora stabilito un protocollo concreto con alti livelli di evidenza. In qualche paziente selezionata può aiutare a migliorare la risposta ovarica. Ci sono diverse sostanze che sicuramente tutte conoscete, che aggiunte come integratori nutrizionali possono aumentare la qualità degli ovociti da diversi modi di azione. Il fatto principale è la diminuzione dello stress ossidativo. Può essere utile per tutti i pazienti. Ma sembra che in gruppi concreti, quelli che hanno una bassa riserva ovarica, giovani, può essere più effettivo. Ovviamente, gli effetti benefici di una cultura, di uno stile di vita sano, sono stati dimostrati in tutte le aree della medicina. La medicina riproduttiva non è un'eccezione. La dieta mediterranea, l'esercizio aerobico frequente, senza alto impatto, e altre attività, come yoga per esempio, possono essere efficaci per contribuire a risultati migliori. D'altra parte, lasciare sostanze tossiche e avere una vita meno stressante dovrebbe essere una delle strategie più importanti per ottimizzare le scelte, considerando che lo stesso processo di fertilità e i loro trattamenti diventano pieni di stress. La crescente conoscenza delle onde follicolari ovariche umane ha aperto nuove opzioni per l'efficacia del trattamento di fecondazione in vitro. La teoria classica che afferma che una singola coorte di follicoli antrali cresce solo durante la fase follicolare è stata superata dall'evidenza che i follicoli possono essere replicati in qualsiasi momento del ciclo.
prima l'ovulazione e dopo l'ovulazione, non solo all'inizio del ciclo. Ciò ha offerto nuove possibilità per stimolazione ovarica controllata di sfruttare ulteriormente la riserva ovarica, in particolare per queste pazienti con una bassa riserva ovarica. È per quello che, a seconda di queste evidenze, una nuova strategia chiamata Duo Stim è stata applicata da Ovaldi e il suo team di collaborators e consiste in due stimolazioni nello stesso ciclo. Dopo la raccolta degli ovociti in un periodo di, dopo un periodo di 3-5 giorni viene avviata una nuova stimolazione. Gli ovociti ottenuti dalla stimolazione ovarica in questa seconda fase lutea sembrano essere almeno altrettanto competenti di quelli ottenuti dalla stimolazione in fase follicolare. A sua volta, il numero crescente di ovociti raccolti per ciclo ovarico con Duo Stim può aumentare significativamente la possibilità di produrre un embrione sano per trasferimento, specialmente in pacienti con riserva ovarica ridotta, sarebbero questi gruppi 3 e 4 del Poseidon. Parlerò finalmente di altre tre strategie, un po' in relazione a tutto questo processo. L'opzione di accumulare ovociti ovviamente che è ovvia, è logica. Più ovociti, più possibilità di avere più embrioni, secondariamente più possibilità di successo. Nonostante è un'analisi costo-beneficio, bisognerebbe farsi, già che assumiamo che il costo dei diversi trattamenti può essere un fattore limitante. Il secondo punto, che può succedere ovviamente, durante una stimolazione ovarica, ci possiamo obiettivare una risposta numerica degli ovociti molto più bassa di quella prevista dall'inizio, considerando i marcatori di riserva ovarica e l'anamnesi della paziente. Quello che abbiamo parlato sarebbe tipico dei gruppi 1 e 2 del Poseidon. In casi come questi, può essere una decisione giusta cancellare il ciclo prima dell'intervenzione per prelevare gli ovociti e considerare una nuova strategia di stimolazione, cambiando il dosaggio, il tipo di gonadotropina o qualche altra cosa che può migliorare il numero di follicoli reclutati. E per ultimo, ovviamente, so che non è proprio il topic di oggi, ma è giusto parlarlo, l'opzione dell'ovodonazione apre una possibilità molto più alta di successo in pazienti dopo trattamenti con gli stessi ovuli senza successo o con aspettative da un inizio molto molto basse. Ma si capisce che l'accettazione di questa opzione per le pazienti non è facile. E bisogna parlare in consulta con il ginecologo per arricchire dubbi, temori, domande prima di andare avanti con questa opzione. Per finire questo webinar, mi piacerebbe inviarvi qualche messaggio a casa, come riassunto globale di questa presentazione. Il primo riguarda la definizione di bassa risposta ovarica, che come avete visto non è facile considerando che tanti fattori sono correlati. L'età diventa il fattore più importante per il pronostico riproduttivo, ovviamente, affettando la quantità e la qualità degli ovociti e secondariamente degli embrioni. Diverse strategie e interventi del cuore discorso sono stati provati per ottimizzare la risposta ovarica, ma non è una da sola quella che sia meglio, soprattutto perché non parliamo di malattie, sino di pazienti, e ognuna si merita un trattamento personalizzato, considerando tanti fattori che possono essere importanti per individualizzare queste strategie. E per ultimo mi piacerebbe desiderarvi buone feste e approfittando questi giorni e offrirvi il consiglio se avete dubbi o volete fare un trattamento per fare in realtà un grande sogno come la maternità. Saluti ancora da Barcellona e rimango in attesa per se volete farmi qualche domanda. Grazie mille per la presentazione. Prego, adesso... Grazie. Adesso passiamo alla parte di Q&A e pubblico la prima domanda. Buonasera, ho 45 anni, AMH 0.30, conto follicoli antrali 2, con stimolazione ho prodotto 3 embrioni grado 1A ed 1 in PN. L'esito è stato negativo. In altre stimolazioni sono arrivate sempre a 4, di cui 3 arrivati a blastocisti. Secondo lei posso provare un'ultima omologa o devo orientarmi all'eterologa, vista la riserva e l'età? È una domanda molto abituale. Ma qua il discorso è che è giusto dirlo perché è così, è che l'età proprio ci condiziona tantissimo. La tassa di successo con gli stessi ovuli dai 43 ai 44 in più diventa veramente bassa. No, non mi piace parlare impossibile perché c'è qualche caso documentato con 45 anni, ma il problema non è tanto in questo caso, per esempio,
la quantità, perché questa signora, questa paziente, proprio è riuscita ad avere l'astrocisti con i suoi stessi ovuli. E per quel discorso che noi abbiamo parlato, la nostra raccomandazione, considerando questo rischio di alterazione cromosomica a questi embrioni, è fare un'analisi di questi blastocisti prima trasferirlo, perché sicuramente, non posso assicurarlo, ma molto possibilmente, questa signora non è rimasta incinta, non perché non si trova bene in salute, sino perché i suoi ovuli non sono stati capaci di creare un blastocisto euploide cromosomicamente normale. Per quello, tutte le pazienti che vogliono provare con i suoi dai 40 in più, da noi raccomandiamo fare una biopsia e fare questo analisi cromosomico chiamato diagnostico genetico preimpianto, ci sono diversi acronimi, per assicurare che siano cromosomicamente normali. E sicuramente non si troverebbe nessuno, diciamo, sano. E in questo caso ti risparmi ovviamente, è un disgusto veramente, ma ti risparmi un transfer con, ovviamente con una illusione, sicuramente dopo con una delusione, perché la possibilità di avere successo è molto molto bassa in questo caso. Il mio consiglio sinceramente sarebbe pensare all'eterologo. Grazie per la risposta. Andiamo alla seconda domanda. Buonasera, ho 42 anni e AMH 0.20 4.5 AFC. Ho qualche possibilità di rimanere incinta? Quale altro test mi consigliate oltre al conteggio AMH e AFC per identificare la riserva ovarica? Che opzione ho? Sì, collegato con la risposta precedente e considerando che in questo caso parliamo di 42 anni e parliamo lo stesso di tassa di gravidanza di successo bassa, veramente bassa con gli stessi ovuli, ma con 42 proprio ci sono stati riportati più casi di successo, ovviamente. Qua in questo caso vedo anche che la riserva ovarica, il marcatore di quantità, è anche basso. Allora bisogna capire che provare una volta almeno con gli stessi ovuli è giusto, si può provare. Il consiglio sarebbe fare ovviamente una stimolazione ovarica e dopo il prelievo e il coltivo di questi embrioni fare l'analisi cromosomica dei blastocisti prima di trasferirlo. Avendo la possibilità, essendo cosciente di che c'è la possibilità di che dopo tutto questo discorso, tutto il trattamento, tutta la funzione ovarica, il ginecologo gli dica, senti signora, non abbiamo blastocisti euploidi sani per trasferirli. Questa possibilità esiste, è molto alta, infatti è molto più alta che non avere successo. Non mi piace parlare di numeri concreti, ma attendendo a quella grafica che vi ho fatto vedere, teoricamente con 42, con 43, bisognerebbe fra 15 e 20 ovuli per avere almeno un blastocisto euploide. E in questo caso stiamo parlando di una previsione di risposta da 4-5 ovuli. La statistica, non vi dico che sia rigida e stretta, ma questa paziente deve capire che può provare una volta, perché ovviamente può avere fortuna di avere un blastocisto sano dalla prima volta, ma è un caso difficile. E rispetto ai test di riserva ovarica, l'antimulleriano, l'ormone antimulleriano e l'antral follicle count, che è proprio il riconto dei follicoli antrali, questa ecografia, i primi giorni del ciclo, sono due test per valutare questa riserva ovarica. Dopo, ovviamente, il migliore test per valutare la riserva ovarica reale e funzionale è fare la stimolazione ovarica, in quel momento si verrà veramente come rispondono questi follicoli. Grazie per la risposta. Andiamo alla prossima domanda. Buonasera dottore, ho 49 anni, 3 mesi fa avevo AMH 0.20 e solo 2 follicoli. Queste sono state le mie ultime mestruazioni a settembre. C'è una altra parte della domanda. Mi consiglia di provare una stimolazione o provare con donazione di ovociti? E poi se procedo con la donazione, come funziona la stimolazione? In questo caso, considerando l'età, il mio consiglio sarebbe categorico. Ovviamente penso che c'è una chiara indicazione di fare una ovodonazione. In questo caso, quando volete, sarà un piacere, possiamo fare un webinar di ovodonazione, perché è un discorso molto molto complesso.
L'autodonazione, ovviamente, quella che offre i suoi ovuli è questa donatrice, che per legge è una paziente giovane, fra 18 e 32, 33 anni. Lei è quella che si fa la stimolazione ovarica. E nel caso della nostra paziente, di Tani, lei deve fare la preparazione del suo endometrio. L'endometrio è la superficie, la cassa, diciamo, no? All'interno dell'utero, dove finalmente dobbiamo introdurre l'embrione. Allora, la donatrice fa la stimolazione ovarica, il prelievo dei suoi ovuli si fa, e allo stesso tempo si fa la inseminazione di questi ovuli con spermatozoa, con campioni, o bene del marito o bene di un donatore, dipende ovviamente dalla paziente, e questi embrioni che sono stati creati si trasferiscono, ovviamente la raccomandazione trasferisce uno, all'interno dell'utero di signora Tani, che ha fatto la sua preparazione endometriale molto più facile da digestire. Si fa con le pillole di estrogeni orale, dopo si fa una maturazione finale con progesterone vaginale, e ovviamente la possibilità, la tassa di successo sarà molto molto più alta, perché quando si parla di qualità di questo embrione, che è il fattore pronostico numero uno, si procede di un ovulo di una donatrice, di una paziente giovane, ovviamente la tassa sarà molto più alta. Grazie. Passiamo alla prossima domanda. Che cos'è esattamente una stimolazione leggera? Si tratta solo della dose più bassa o il protocollo differisce anche in un altro modo? Per quanto tempo o quanti giorni si possono fare la stimolazione? Sì, infatti questa domanda è interessante. Poi parliamo della stimolazione leggera come se fosse proprio un protocollo molto sofisticato. E alla fine quello che significa la stimolazione leggera, cioè la minimal stimulation, la mild stimulation, sono proprio parole in inglese, ma alla fine l'essenza, il concetto è ovviamente quando hai capito, forse per un ciclo precedente, forse perché la riserva ovarica e la previsione di risposta è molto bassa, vedi che sinceramente non è un problema di aggiungere più dosaggio ormonale, che veramente la risposta sarà la stessa di uno o due follicoli. In questi casi preferiamo proprio fare una stimolazione più friendly, più bassa, con un dosaggio ormonale fra 75 e 150 unità di gonadotropine. E sinceramente, per la nostra esperienza, quello che guadagniamo è forse meno stress ormonale per il corpo e la stessa risposta. C'è una possibilità di aggiungere una pillola chiamata letrocciolo o clomifeno, clomid o mifen, ci sono diversi nomi commerciali, che quello che fa è attivare anche la propria secrezione corporale endogena della FSH dalla paziente, e stimoliamo l'ovario da due vie metaboliche diverse. In questo caso proprio è provare strategie più friendly, meno stressanti per la paziente, con l'idea di ottenere almeno due, tre follicoli in pazienti ovviamente selezionati. Io vi devo dire che quando abbiamo una paziente con una riserva ovarica interessante, come per, diciamo, sfruttare questo ovario, no? Esprimerlo un pochino, sì che preferiamo cominciare con un protocollo convenzionale. Ma ovviamente questa proposizione di stimolazione leggera, ciclo naturale, arriva dopo risultati negativi o con un'aspettativa molto molto bassa, con l'idea di essere meno stressanti a livello farmacologico. Grazie mille per la risposta. E la prossima domanda. Cosa ne pensi delle procedure di ringiovanimento ovarico per migliorare la AMH basso? Sì, infatti quando si parla di ringiovanimento ovarico è una parola, diciamo, un po' allegra. In questo momento ci sono diversi progetti di investigazione un po' con l'idea di migliorare, di ringiovanire questo ovario con diverse strategie, no? Si parla delle cellule madre, si parla anche di togliere un frammento di tessuto ovarico per la laparoscopia, fare un coltivo per attivare questo ovario e tornare a rimpiantare questo ovario e le paziente, ma in questo momento, attualmente, stiamo parlando di una terapia, un punto sperimentale, un punto molto all'inizio, che forse fra gli anni avrà migliori risultati, soprattutto in pazienti più giovani di 35-36, perché non dobbiamo dimenticare che la paziente, diciamo, ideale sul discorso proprio di migliorare
questo quando si parla di attivazione ovarica si parla di aumentare il numero di ovociti. Il concetto di qualità è strettamente legato all'età, e l'età ovviamente non possiamo modificarla, no? Ma per esempio questa scuola che sta facendo questa attivazione ovarica, qua un centro da Barcellona, l'Ospedale Clinic, proprio su un discorso di investigazione, sta facendo una selezione delle pazienti con menopausa precoce, più giovani di 35 o 36, sul discorso di attivare, di conseguire almeno 1, 2, 3 ovociti, considerando che in relazione all'età possono avere una qualità per avere un embrione sano. Quando si parla proprio di questi prodotti adesso di PRP, plasma ricco in plachette, e cellule madre, proprio sinceramente non abbiamo un'applicazione clinica, medica, di solito in nessun centro attualmente. Stiamo molto molto all'inizio. Grazie mille. Abbiamo ricevuto una domanda di follow up. Trovo quella domanda era... Sì, questa è stata risposta, penso, sì. Sì, era questa domanda la prima. Abbiamo ricevuto una domanda di follow up. Questa l'ho risposto, sì. Sì, grazie. E se gli ovociti sono congelati, una volta scongelati e fecondati dal mio partner in fresco, quando comincia la stimolazione dell'endometrio? E poi quali esami devo fare prima della mia preparazione dell'endometrio? Sì, in questo caso a livello organizzativo, quando si parla di donazione, ci sono due strategie in questo caso. Per esempio, in questo caso che presenta Tani, stiamo parlando proprio di ovociti congelati con i campioni in fresco del marito, del partner. Ci sono due possibilità. La prima sarebbe proprio fare una preparazione endometriale i giorni precedenti, tipo due settimane prima di questa fecondazione che si sta facendo questo giorno con gli ovuli scongelati. E come si fa questa preparazione? Proprio si comincia la terapia estrogenica e dopo due settimane, quando abbiamo la verifica che questo endometrio sia della paziente di Tani ben sviluppato, si fa la scongelazione e fa in vitro. Quello stesso giorno si comincia con la progesterona e al quinto giorno si può fare un transfer di un blastocisto di un embrione in fresco. Se per un discorso di organizzazione non è così facile, si può fare la prima parte del trattamento come presenta Tani, e questi blastocisti al quinto giorno si congelano tutti e con tranquillità, quando a Tani gli vada bene, si comincia la sua preparazione endometriale e fra l'inizio della medicazione fino al trasferimento stiamo parlando di estrogeni e progesterone di 20 giorni più o meno. Ma teoricamente in questo caso, quando parliamo di ovociti congelati, ovviamente è più facile la sincronia, la coordinazione, perché già abbiamo gli ovociti. Sarebbe bisogno di venire una volta a Barcellona, Spagna, la serie campione giusto il giorno della scongelazione e creare questi embrioni e trasferirli in fresco. Sarebbe un'azione interessante. Grazie mille per la risposta. La prossima domanda. So che quando nascono le donne, nascono con tutti gli ovuli, ma poi finiscono. Com'è possibile? E questa è una grande domanda. E questo è la vita, dai, proprio la fisiologia ovarica della specie umana. Dai. E quando le pazienti nascono, quando le donne nascono, hanno un punto di partenza, hanno quantità molto, molto grandi di ovociti. E con gli anni, c'è una programmazione di questa riserva ovarica sempre in discesa, sempre in discesa. Si parte un punto di partenza, ma questo è programmato geneticamente a tutte le donne della specie umana, a tutte. Dopo cominciano i cicli con la mestruazione e allora si cominciano a selezionare proprio e ogni mese un gruppo di 10, 15, 20, 30 ovuli, di cui unicamente uno andrà avanti e farà questa ovulazione. Gli altri proprio spariscono, muorono. C'è una morte cellulare programmata, diciamo. Il prossimo ciclo succede lo stesso. Se non c'è trattamento, se non c'è nessuna stimolazione, ogni mese, ovviamente in paziente con ciclo irregolare, dai 12, 13, 14 anni, no? Che quando comincia le prime mestruazioni, da 20, 25, 30, di 30, unicamente uno va avanti. Quando con il tempo, ovviamente, dai 35 in più, ovviamente questo deterioro della riserva, veramente l'accelerazione proprio
verso lo sprofondo, no? Comincia a essere più accusata, allora i cicli cominciano a essere qualche volta un po' irregolari e le pazienti che cercano gravidanza e non hanno successo e cominciano un trattamento, l'aspettativa, la possibilità di successo già è più difficile, soprattutto in relazione con questa qualità, come abbiamo parlato prima, biologica, dall'età di questi ovuli. Allora, il processo di degradazione, di morte di questi ovociti che cominciano top quando nasciamo, veramente è un discorso biologico proprio, una programmazione genetica che succede in tutte le donne della specie umana. Grazie mille. Possiamo... c'è una altra follow-up, domanda follow-up. Dottore, non ho capito. L'ultima cosa interessante quando dice di venire a BCN gli ultimi 5 giorni e trasferirli in fresco? Grazie. Sì, forse non mi hai spiegato bene. In questo caso che questa signora abbia presentato, il giorno della scongelazione degli ovociti, ovviamente è il giorno che il marito, il partner, deve lasciare i campioni. Quel giorno si fa la fecondazione in vitro di questi ovociti. Va bene? Se la signora Tani, che sarebbe una situazione, un scenario ideale, ha fatto una preparazione endometriale precedente 2 settimane prima, che questo ovviamente si può organizzare, dopo questa 2 settimane, cioè dopo il giorno della fecondazione in vitro, teoricamente questo endometrio deve essere sviluppato. Allora, quando questo endometrio dopo 2 settimane di estrogeni è sviluppato, si comincia trattamento aggiunto con progesterone per maturare questo endometrio e 5 giorni dopo dall'inizio della progesterona si deve fare il trasferimento. Ma non significa che deve essere a Barcellona lei, la paziente, 5 giorni prima. Deve essere 5 giorni prima, ovviamente, il marito per lasciare i campioni. E 5 giorni dopo della fecondazione in vitro si deve fare il trasferimento. Teoricamente, su un discorso di disponibilità, di organizzazione, questa paziente potrebbe venire il giorno prima del trasferimento e tornare in Italia o lo stesso giorno o il giorno dopo. Non so se mi ho spiegato bene. Grazie mille. Passiamo alla prossima domanda. Potrebbe spiegare la terapia ormonale sostitutiva HRT? Sì, vediamo, questa domanda proprio non ha tanta relazione con il discorso della riproduzione, non so in questo caso, perché quando parliamo di terapia ormonale sostitutiva, parliamo della terapia che offriamo alle pazienti che hanno una menopausa precoce, voglio dire, che è arrivata la menopausa prima da quando teoricamente deve arrivare, che sono i 50 anni, o quando qualche volta arriva una menopausa molto sintomatica, con tanti sintomi scomodi, no? Come i calori, proprio sensazione incomoda, e offriamo proprio alla paziente quello che il suo corpo, che i suoi ovai hanno lasciato di produrre, no? Che sono le ormone. È una terapia che si fa spesso attualmente, che anni fa ha avuto, diciamo, mala reputazione perché c'era qualche studio che aveva detto che aumentava il rischio di cancro, di malignità, di seno, di ovaie, ma dopo veramente un bel studio si è visto che con moderazione, un tempo concreto di tempo, può essere più beneficiosa che non rischiosa, che non controproducente. Ma quando parliamo di stimolazione ovarica, non parliamo di terapia ormonale sostitutiva, no? Non dobbiamo confondere i termini. Non so se fosse la domanda va per un altro punto. Grazie mille. La prossima domanda. Che cos'è l'insufficienza ovarica prematura e ci sono trattamenti per questo? Bene. L'insufficienza ovarica prematura è il CES, le stop dell'attività ovarica prima da quando teoricamente dovrebbe fermarsi l'attività ovarica, e come abbiamo detto prima sarebbe fra i 45 e i 50 anni. Allora, quando si parla di veramente insufficienza ovarica prematura nel senso più stretto, sono delle pazienti più giovani di 40 anni che i suoi ovari lasciano di lavorare perché non ci sono ovuli. Allora, ovviamente, il primo segno di che c'è questo problema è che la paziente non ha una mestruazione. E lasciando proprio il discorso riproduttivo, che è anche ovviamente il motivo del topic di oggi,
c'è una raccomandazione, come proprio la domanda da prima, di aggiungere, di darle a questi, offrire a questa paziente una terapia ormonale sostitutiva. Perché? Perché se una paziente prima di 40 anni non ha le mestruazioni, non ha le ovulazioni, i suoi livelli ormonali sono veramente bassi, molto più bassi di quelli che corrispondono alla sua età, e ci sono i rischi per un futuro di quelle malattie che succedono alle pazienti più tardi, come per esempio osteoporosi, problemi all'ossa, rischio cardiovascolare, ovviamente anche la qualità di vita intima, nel senso di atrofia vulvo-vaginale anche, che può essere, e tutti i sintomi anche incomodi e scomodi in relazione con questa, con questi bassi livelli di estrogeni, come i calori proprio corporali. In questi casi, proprio le pazienti che, lasciando il discorso riproduttivo, che hanno un'insufficienza ovarica prematura, la raccomandazione medica è offrirgli questa terapia ormonale sostitutiva, no? Offrire al suo corpo quello che il suo corpo ha lasciato di produrre in questo caso. Se una paziente con una insufficienza ovarica prematura, parliamo di ovari che non lavorano veramente, vuole avere un figlio, in questo caso attualmente la raccomandazione ovviamente sarebbe la ovodonazione. Grazie mille. L'utente di prima ha scritto che tutto era spiegato bene, chiaramente. Sì. Grazie. Poi la prossima domanda. Qual è la tua opinione e esperienza sull'ormone della crescita umana per la quantità o la qualità degli ovociti? La mia esperienza personale, in questo caso vi devo dire che nulla. Io non l'ho provato mai. Prima di tutto perché in questo momento si sta, diciamo, proprio considerata come un trattamento sperimentale. Si sta provando proprio, forse, in strutture ospedaliere più accademiche, più di investigazione, strutture che possono fare qualche studio, diciamo, universitario. E so che le indicazioni sono molto, molto precise, molto concrete, paziente con una molto bassa riserva ovarica, paziente forse non troppo di un'età, fra i 30 e 38 anni, che hanno una riserva ovarica molto, molto bassa. In qualche paziente selezionata hanno avuto, non vi dico tanto successo, ma hanno avuto la possibilità di ottenere più ovociti da una previsione iniziale molto, molto, molto bassa. È un medicinale che a livello, diciamo, è un farmaco che a livello privato è molto complicato, molto complesso di gestire, è un farmaco molto caro che ha bisogno di un'autorizzazione anche governamentale, proprio di un'autorizzazione specifica, e che in una struttura come la nostra proprio sarebbe attualmente molto complesso cominciare a usarla. Sì, di solito si usa, insisto, in ospedali pubblici, forse con una struttura più adatta a quel trattamento. Io ho esperienza con la testosterona e con la deidroepiandrosterona, che in questo caso vi devo dire che in qualche caso, no, non in tutti veramente, ho avuto migliori risultati di quelli proprio precedenti. Grazie mille. La prossima domanda. Quale protocollo di fecondazione in vitro suggerisci per AMH 0.33 41 anni? Nessun precedente test di fecondazione in vitro o gravidanza? Lasciando l'ormone antimulleriano, per l'età ovviamente sarebbe interessante fare una ecografia ginecologica anche per complementare questa informazione dell'antimulleriana e capire la riserva follicolare ecografica, ma in questo caso, considerando che non c'è nessun precedente di fecondazione in vitro, io penso che bisognerebbe a farsi una stimolazione standard con un dosaggio ormonale, forse almeno dall'inizio, mezzo, forse un pochino alto i primi 2-3 giorni, una combinazione di FSH recombinante, FSH LH umana, e con la raccomandazione ovviamente di fare un studio, se arrivano blastocisti, se arrivano embrioni, un studio genetico preimpianto, considerando che l'età, sapete che diventa, come abbiamo parlato prima, un fattore di rischio importante per queste alterazioni cromosomiche, e allora proprio
forse con una premedicazione con estrogeni e una settimana prima la mestruazione per sincronizzare questo sviluppo follicolare e non trovarmi tanta sincronia. E dal secondo giorno cominciare questo ciclo di antagonisti con questo dosaggio. Ovviamente è difficile proprio valutare in fresco, no? Un protocollo concreto se non abbiamo tutta l'informazione di questa paziente, no? Perché dopo il discorso della personalizzazione, ovviamente mi dà qualche informazione, ma forse mi manca qualcosa, no? Tipo il peso, l'ecografia, se c'è qualche altra malattia. Beh, ci sono delle cose che ovviamente mi mancherebbero per fare una raccomandazione più precisa, no? Più giusta. Grazie mille. Passiamo alla prossima, l'ultima domanda di oggi è del 2021. Qual è il miglior regime per la stimolazione ovarica dei pazienti con scarsa risposta in ART FIV? Sì, questa domanda proprio mi sa male non dare una risposta molto categorica, ma non c'è il miglior regime per una situazione clinica. C'è il miglior regime per ogni paziente. Sul discorso della personalizzazione che abbiamo detto prima, possono avere 10 pazienti con scarsa riserva o con scarsa risposta precedente e ognuna rispondere meglio con un protocollo completamente diverso o almeno un po' diverso dall'altra. Per quello bisogna parlare dei pazienti, non di situazioni, non di diagnostico, vi dico, non di scarsa risposta, sino di scarsa risponditore, diciamo. No? Per quello, forse questa domanda, la risposta più giusta sarebbe non c'è il miglior regime, c'è un regime per ogni paziente. Grazie. E grazie a tutti per aver partecipato a questo nuovo e ultimo webinar della European Fertility Society, ultimo nel 2021, perché abbiamo altri webinar nel 2022. Forse anche l'ultimo tuo, Goda, penso, no? Sì, anche ultimo. Scusa la fiducia, io anche ti ringrazio nuovamente, è stato un piacere conoscerti proprio. Grazie. Per il pubblico e aspetto rivederci in un altro ambito. Sì, certo, perché io comunque continuo a lavorare con IFS, ci sarò. Va bene, allora ci vediamo. Il mondo è piccolo. Sì. E ovviamente, soprattutto grazie al dottor Maurizio Gomez per essere stato con noi in quest'ultimo webinar, anche il secondo webinar che hai fatto con noi. Sì, certo, per chi di voi lo desiderasse, sarà per noi un piacere mettervi in contatto con il dottor Gomez direttamente. Sarà per voi sufficiente accedere al nostro sito web myivfanswers.it e cercare la pagina del relatore. Come sempre, la registrazione del webinar sarà pubblicata domani su YouTube e anche su myivfanswers.it. Infine, vi ricordo che i webinars della European Fertility Society sono ogni martedì alle ore 18. Noi in Italia non facciamo niente pausa, quindi abbiamo un webinar 4 di gennaio. E per iscriversi a questo webinar e tutti altri, sarà per voi sufficiente accedere a myivfanswers.it. Io spero che l'anno nuovo sarà molto bello e molto più buono che questo, ma certo, sì. Che andrà tutto bene. In bocca al lupo, che si dice, no? In Italia. Sì, sì, esatto. Bene, bene. Allora, guarda, ancora grazie mille. Grazie. Ci vediamo, dai, parliamo. Sì. Grazie a tutte le pazienti proprio che hanno avuto la pazienza di sentirci una bella oretta, dai, di un bel giorno. E godetevi tutti proprio il Capodanno. Aspettiamo che, come hai detto, no? Ci portano cose migliori. Sì. E niente, continuando proprio litigando, andando avanti. Sì, sempre. Sempre. Grazie mille, buon anno e buon tutto. Ciao. Arrivederci, grazie. Arrivederci, ciao. Ciao.